Buongiorno, ben ritrovati con la nostra direttissima che parte proprio dal bilancio del coronavirus, nello specifico nel nostro paese, con la preoccupazione per le varianti. Pensate che quella inglese è presente nel 90% delle regioni, per questo l'Istituto Superiore di Sanità invita a rafforzare le misure. Braccia di ferro su un eventuale lockdown totale per l'allarme variante inglese. La mutazione rischia di diventare dominante, presente nell'88% delle regioni, avverte un rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità. Bisogna approntare misure adeguate. Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Bisogna abbattere la curva dei contagi con un lockdown rigoroso di 2-3 settimane, altrimenti se manteniamo la strategia di mitigazione dobbiamo andare avanti per tutto il 2021 con uno stop and go come è avvenuto nel corso degli ultimi mesi. Poco praticabile una chiusura totale per Francesco Vaia, direttore dello Spallanzani di Roma. Roberto Burioni, virologo al San Raffaele, aggiunge: serve soltanto il vaccino, sbrighiamoci. Partita la fase 2, negli hub dell'esercito scattano le somministrazioni alle forze dell'ordine. Per la prossima estate il governatore sardo Solinas rilancia l'idea di un certificato di vaccinazione per le vacanze e l'antitrust apre un'inchiesta sulle mascherine U-Mask dopo la segnalazione di Striscia la Notizia che per prima si è occupata della vicenda. Sarebbe meno filtrante di una comune mascherina chirurgica da 50 centesimi. Il nuovo bollettino registra più decessi, 258 in 24 ore, meno casi, oltre 7.000 in un giorno, e scendono sotto quota 400.000 gli attualmente positivi, come non accadeva da 3 mesi e mezzo.